125 No Limits, da giovedì 18 giugno solo su Jab TV. Se il mercato degli MP3 e dello streaming gratuito è in forte crescita, nell'ultimo biennio pare si stia risollevando anche il disco fisico. Le vendite aumentano per i CD, ma anche e soprattutto per i vinili. Ma i pavesi preferiscono l'MP3 oppure i CD? No, io preferisco assolutamente i dischi. La musica digitale non fa per me, è come una finzione, mentre avendo il disco, non lo so, lo metti nel lettore, lo ascolti, ti rilassi, è tutto l'album, quindi... C'è il libricino con i testi. Sì, esatto, soprattutto. E invece vinili? Vinili anche, li colleziono. Li collezioni addirittura? Sì, soprattutto rock, vinili rock, quindi non lo so, Led Zeppelin, Pink Floyd, Smith e quant'altro. A livello invece di risparmio, iTunes dicono che costi meno rispetto al disco fisico, no? E rispetto al negozietto. Ma quando hai una passione, secondo me dipende da questo, se hai una passione per la musica, magari quei soldi che spendi di più ci stanno, no? No, preferisco acquistare l'MP3 su internet. Come mai? Semplice comodità. Semplice comodità, quindi non risparmio ma comodità. Anche risparmio ma anche comodità, semplicemente decido io quale musica e come assemblarla e come ascoltarla. Non senti la mancanza dell'oggetto? No. No, più che altro sento la mancanza dell'oggetto per quanto riguarda i libri, è per quello che continuo a comprarli fisicamente, ma per quanto riguarda la musica no. Io di solito frequento i negozi di dischi perché comunque ci sono molte occasioni che su iTunes e così non ci saranno mai, e poi comunque è più sicuro perché su iTunes si possono fregare la carta di credito senza che tu ne sappia niente. Per occasioni cosa intendi? Magari dischi rari, quello? Sì, per esempio... Lo so che ho gusti strani, tipo uno dei primi dei Metallica. Ah ok, quindi esatto, la musica rock, magari i dischi degli esordi non si trovano su iTunes, ok. Non si trovano mai. Non si trovano mai, ok. A livello di prezzo invece trovi che si risparmia nel negozio oppure no? Dipende, se sai quando andare si risparmia.